Non ricordo che ci sia mai stato un referendum in un clima come questo, ma nemmeno il referendum del 2 giugno del 1946 aveva spaccato il paese in questo modo. Naturalmente la posta in gioco era rilevante, ma voi ricordate che la Democrazia Cristiana aveva, tra virgolette, lasciato liberi i propri elettori di votare sì o no. Naturalmente gli elettori sono sempre liberi di votare come vogliono, ma questa decisione del maggiore partito di allora aveva abbassato il tono del conflitto. Ma la riforma Berlusconi, che è stata sottoposta al referendum nel 2006, 10 anni fa, ma il clima era tutto diverso. Perché forse con una certa saggezza istituzionale si era detto questa è la riforma, il governo è una cosa diversa. Il fatto è che il nostro paese è diviso in due. Se vincerà una parte, ci sarà una resa dei conti nei confronti di coloro che hanno osteggiato questa politica, ma c'è il rischio anche contrario, se vince il no, che ci sia una destabilizzazione costituzionale, in una materia nella quale viceversa la concordia costituzionale dovrebbe essere il primo obiettivo a cui mirare. Invece qui si è agito irresponsabilmente.